Ad Agrigento, conclusi i lavori di recupero, è restituita al transito la via Erodoto, le altre opere in cantiere sul manto urbano. L'intervista al sindaco Zambuto, Davide Saia. Riaperta da stamane al traffico la via Erodoto. La strada del quartiere di via San Vito è la prima opera restituita alla città dopo gli interventi di ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza del muro di contenimento. Oggi qui siamo alla fine del primissimo lavoro, che necessitava non tanto del bitume quanto della quarzite. E questo è stato ed è un lavoro che si è completato ed è sotto gli occhi di tutti, è veramente riuscito un bel lavoro. La vicenda relativa alla bitumazione, dopo problemi di ordine burocratico, possiamo dire che si è finalmente superata, per cui inizieremo ora a brevissimo anche con la bitumazione e quindi veramente andremo a cambiare il volto di una città che da 30 anni che aspetta di essere nuovamente bitumata nelle proprie strade. Gli interventi sono stati finanziati grazie ai fondi stanziati dal CIPE, finanze che serviranno per aprire nuovi cantieri ad Agrigento, non ultimo quello che da lunedì prossimo interesserà il muro di sostegno della via Crispi, nella zona sottostante il viale della Vittoria. E sempre Marco Zambuto fa il punto su quelli che saranno i prossimi interventi. Nel frattempo si stanno facendo i lavori su via dei Fiumi e via Teatro Tenda, dove stiamo lavorando affinché si risolva anche il problema complessivo della raccolta delle acque dell'intero villaggio Mosè, perché si è costruito su letti di fiume, si sono alterati letti di fiume che erano, rappresentavano la raccolta naturale delle acque. Oggi nel lavoro che si sta facendo su via dei Fiumi e via Teatro Tenda si sta intervenendo anche e soprattutto perché si raccolgano queste acque e quindi, siccome bisogna fare un intervento a monte che risolva il problema complessivo del villaggio Mosè, si sta facendo un intervento veramente significativo e strutturale per la città. C'è un altro cantiere aperto su Giardina Gallotti, il lavoro e il sacrificio fatto in questi anni sta portando finalmente risultati, fatti concreti di cui la gente se ne può rendere conto direttamente, nonostante i mille problemi, nonostante i drammatici problemi soprattutto finanziari che abbiamo avuto.